Cirano. Il trucco mi trasforma nello specchio, col tuo pizzo e i tuoi mustacchi di libertino. Quanti anni hai? Agli anni di chi vive senza tempo, che ha per sole un riflettore, non muori mai. Gli occhi sono scavati, il buio mai li chiude. Sempre sognano inutilmente di Rossana le braccia nude. Cirano, non è completo il mio travestimento, manca il pezzo più importante, quel naso strano, così fatale, che forse come uomo ti distrugge, ma che come personaggio ti fa immortale. Cirano, ho già la piuma bianca sul cappello, sulle spalle il tuo mantello, la spada in mano, io e te partiamo. Gli artisti sono pronti tra le quinte, il sipario sta salendo, incominciamo. Questi sono i cadetti di Guascogna, le migliori spade della Francia, che non sanno la resa e la vergogna. Il cadetto è un giovane che...
Guascogna, innamorati della libertà, innamorati della libertà, innamorati della libertà. Non occorre togliersi la benda per sapere chi sono. Sono quello che non può essere un altro. Cyrano, adesso vi riconosco. Dalla voce? No, dallo stile. Dicono che il contagio del nuovo modo di pensare delle donne di Parigi si stia diffondendo fra tutte le francesi. La verità è che oggi gli uomini hanno paura delle donne colte. Non dovremo mai citare gli autori, mai dire parole difficili, mai fare sfoggio del nostro spirito ad ogni buona occasione. Ma perché ogni tanto veniamo qua a sentire questi discorsi? Io non vengo a sentire, io vengo a guardare. A guardare chi? Guardare una donna che mi piace guardare. No, com'è possibile? Che io sia innamorato? Ebbene, io sono innamorato. E si può sapere di chi tra loro? Di chi? Vediamo un po'. Con questo naso che mi precede di un quarto d'ora ovunque io vada e che mi proibisce di sperare di essere amato anche dalla donna più brutta, chi posso scegliere da amare io? Ma naturalmente la più bella. La più bella? Sì, la più fine, la più spiritosa, la più adorabile. Ma chi è? È un pericolo mortale senza che lei lo sappia, soave senza che lo immagini, un'insidia della natura, una rosa in cui un'ape è sempre in agguato. Rossana! Lei. E allora diglielo! E guardami e dimmi quali speranze mi lascia questo affare qui. No, non mi faccio illusioni. Non avete fatto che chiacchierare mentre io suonavo. Venite a parlare qui. Allora... Di che cosa parlavate? Della luna. Ah, già, la luna. Nei nostri salotti è giunta la voce della fantastica storia che state scrivendo. Come si chiama? Gli stati e imperi della luna. Grazie al cannocchiale, la luna da qualche anno è diventata più vicina. Ma quando vi è nata questa idea? Una notte tornavo con gli amici mentre una luna immensa ci seguiva. E così ci fermammo a contemplarla, questa bolla di latte che saliva. Io dissi che la luna è un altro mondo, abitato da esseri lunari, e che la nostra terra vicinissima è la luna dei loro calendari. Il cielo era chiaro, la notte serena, completo il silenzio, la luna era piena e ognuno di noi in essa vedeva un viso di donna che già
conosceva, guardava la luna e sognava la luna. Quella notte pensai di raccontare un viaggio verso il pallido pianeta, su una macchina strana per volare, inventata dall'estro di un poeta. Comincio a immaginare la partenza. Nello spazio mi sento già sparire. Gli amici affascinati che mi ascoltano, stiamo sognando prima di dormire. Era chiaro, la notte serena, completo il silenzio, la luna era piena e ognuno di noi in essa vedeva un viso di donna che già conosceva, guardava la luna e sognava la luna. Composta da parole tutte comincianti con la lettera D, come donna. Ah, ma non è possibile. Eppure è possibile, ascoltate. Donna da Dio discesa, don divino, divinità donde dual dolce deriva, debbo ti donna dir, debbo dir viva, dotta discreta, degna di domino. Distruggemi dolcissimo desiglio di divulgarti, disperò di poi, diffidato da durde presso dire, e dunque, e da che dicevo detti Dio di le donne, discolpami, di poi dimostra di degnarti del desiderio. Dizione divina, dicitore dilettevole. Damerino disgustoso. Cirano. Oh! Ah! Damigiana deformata. Decido di diffidarvi dal declamare dovunque decorrenza da domani. Durata del divieto doppia decade. Derogando da detto divieto dirannovi De profundis. Che significa ciò? Riconosco che la frase è stata un po' sibillina, ma ho voluto usare anch'io, come voi, tutte parole che cominciassero con la lettera D, come disgrazia. Sarò più chiaro. Come punizione per la vostra rivoltante maniera di recitare, io, Ciran di Bergerac, uomo di teatro, vi proibisco di salire sul palcoscenico per 3 settimane. A farvi rispettare quest'ordine ci penserà Ciran di Bergerac, uomo di spada.
Bravo! 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 Ancora lucido? Vi presento il barone Cristiano de Neuvillette, il signore de Brisai. Siete da poco a Parigi? Da appena 20 giorni. Ma domani comincio il mio servizio nelle guardie del re. Compagnia dei cadetti. Ah, sarete dei nostri. Barone, io me ne vado. Stasera la vostra fiamma non viene. Aspettate, può darsi che tardi. Voi certamente la conoscerete. Finalmente potrete dirmi chi è. Non so, ma qui si muore di sete. Ho avuto la sensazione che si tratti di una donna raffinata. Io ho paura a rivolgere la parola, ho paura di apparire quello che sono, un provinciale impacciato. Qui a Parigi si parla e si scrive quasi in un'altra lingua. Io non sono che un rozzo soldato. Ecco, lei si mette sempre in quel palchetto. Credo di avere capito di chi si tratti, sì, ma io me ne devo andare. Il teatro è un posto troppo asciutto per me. Io preferisco le cantine. L'umidità toglie la sete. Aranciata? Che schifo. Latte freddo? Vomito. Un vino passito? Sentiamo questo passito. Signor Lignier! Il grande gastronomo Ragano! Avete visto il signor Cyrano? No, è il pasticciere dei cadetti e dei poeti. Troppo onore. Sicché il signor Cyrano non è venuto. Mi meraviglio. Ma perché vi meravigliate? Stasera Monfleury recita. Recita? Diciamo che abbaia. Stasera il cane fa la cloresta. Ma a Cyrano che gliene importa? Non avete sentito? Ha ordinato a Monfleury di non presentarsi in scena per 3 settimane. E allora? E invece stasera Monfleury recita. Adesso sono venuto per vedere cosa succede. Per questo cerco il signor Cyrano. Lignier, ma chi è questo Cyrano? È uno che usa bene la spada. Ma ve ne può parlare il suo amico Lebré. Lebré? State cercando anche voi Bergerac? Sì, e sono preoccupato. Non è vero che Cyrano di Bergerac è un uomo fuori del comune? Eccezionale. Poeta, spadaccino, fisico, musicista. Che tipo! Esagerato, sì, stravagante, con la testa sempre nella luna. E il naso, barone mio, che naso ha quello lì? Quando voi lo vedete arrivare con quel naso, voi dite, beh, adesso se lo toglie. Ma lui no, non se lo toglie. Quello è proprio il naso suo. E se lo tiene. Ma guai a chi se ne accorge. Ma stasera non viene. Viene, viene. Scommetto un pollo alla radino. Mica male i gusti del signorino, Presto, dimmi chi è. Maddalena Robin. Ma secondo la moda di oggi si fa chiamare Rossana. Rossana. E ho composto una canzoncina satirica su di lei e sul Visconte de Guiche che sta avendo molto, molto successo. Eccolo il Visconte con sua moglie che... C'è una signora della capitale, nipote di un ben noto cardinale, un cardinale molto molto in vista, che avendo sei nipoti è nepotista. Poi c'è un visconte che per la sua dote sposò del cardinale la nipote. Era un visconte veramente pio, voleva un cardinale come zio. Adesso un'altra ha messo gli occhi addosso, il nome vorrei dirlo ma non posso. Lui stesso deve agire con prudenza per non recare offesa a sua eminenza. Perciò ha pensato intelligentemente di maritarla un tipo compiacente che fa lo sposo solo la mattina
lasciando a lui la sera la sposina. Lasciando a lui la sera la sposina. Lasciando a lui la sera la sposina. Ecco il tipo compiacente Valverde. E con questo, signori, buonasera. Mio caro Valverde. Su, su, voi, venite con me, andiamo a casa a dire che no. Sua moglie sa il vino che piace a me. Ma veramente io vorrei restare perché... Ma come? Non volete sapere altri particolari sulla vostra fiamma? Notizie utilissime, andiamo. Silenzio! Che c'è? È lui! Chi? Il cardinale. È arrivato l'eminentissimo. Il recita proprio. E Cyrano non è venuto. Non avrà visto il manifesto, meglio così. Del mondo lungi d'ogni ansietà. Si toglie la zampogna, saluta e se ne va. Zefiro dolcemente carezza la verzura, mentre aliena da palpiti, monda d'ogni paura, l'anima si riposa nei boschi dell'oblio. O te ne vai da solo o te ne caccio io. Fleury, ti avevo proibito di salire su un palcoscenico per 3 settimane. Te lo sei scordato? Beh, adesso basta, no? I nobili sono pregati di non intromettersi, altrimenti li accarezzo sul groppone. Amore, troppo! Fleury, fila! Altrimenti prima ti taglio le orecchie e poi ti sbudello. Sei ancora lì? Signore, offendendo me voi, voi offendete la musa Talia. La musa Talia non ti ha mai sentito recitare, altrimenti ti avrebbe strozzato. Monferi, Monferi, non darete, resta lì. Monferi, Monferi, non darete, resta lì. Signori, vi prego, abbiate pietà del fone della mia spada. Non gli fate vomitare la lama. Bergerac! Bergerac, sali sopra e fai gli zac! Bergerac, Bergerac, sali sopra e fai gli zac! E allora vi sfido tutti quanti, avanti, su, venite avanti. Chi è il primo a prenotarsi? Alzi una mano. Voi? No. Voi? Nemmeno. Voi? Chi è il primo che vuole morire? Su, alzi una mano. Nemmeno un dito. E vabbè. E allora continuiamo. Io voglio alleggerire il teatro da questo pechinese riccioluto. Pechinese riccioluto? A me? Adesso batterò le mani per 3 volte. Alla 3ª volta devi essere sparito. 1. 2. 3. Signore e signori, il protagonista della tragedia si è dovuto assentare a causa di un'improvvisa indisposizione. Così voi non ci permettete di assistere alla Cloreste. Io protesto. Se ve l'avessero recitata avreste protestato di più. I versi di quest'autore fanno venire il volto al stomaco. Il guaio vero è che adesso bisogna restituire l'incasso. Oh, bravo Jodelet. Voi avete detto l'unica cosa intelligente che sia stata detta questa sera su quel palcoscenico. Il guaio è che bisogna restituire l'incasso, ma io non vi voglio danneggiare. Prendete. Ma se è così vi prego di venire tutte le sere ad interrompere lo spettacolo. Voi
Voi non permettete all'attore Monfleury di recitare, ma è uno scandalo! Monfleury è protetto dall'eminentissimo. E voi, da chi siete protetto? Da nessuno. Da nessuno? No. Come? Non avete un potente alle spalle? Ve l'ho già detto due volte, ve lo devo dire una terza volta. Non ho nessun protettore, però ho una protettrice. Oh, ma adesso per un po' voi dovrete sparire dalla circolazione. Questo lo vedremo. L'eminentissimo ha il braccio lungo. Non quanto il mio quando ci aggiungo questa prolunga. Oh, ma non vi illuderete che... E invece mi illudo. E adesso fuori dai piedi. Fuori, fuori. Perché mi guardate il naso? Chi? Io? Che cosa di strano? Oh, vostra grazia si sbaglia. State pensando per caso alla proboscide? Per carità! State pensando per caso al becco di un gufo? Affatto. Ci vedete un brufolo sulla punta? Assolutamente. O una mosca che ci passeggia sopra? Io non vedo proprio niente. E allora che cosa c'è da guardare? Io tutto vi ho guardato, tranne che... il naso. E perché se vi piace guardarmi il naso, chi è che ve lo proibisce? Oh, no. Ma non mi interessa proprio. Ah, allora vi fa schifo? No. Non vi piace il colore? Sì. Ma come dire, una po' una forma oscena? Non trovo. E allora perché questa espressione indecisa? O forse il signore lo trova un po' troppo grosso? Io lo trovo normale, anzi un po' piccolo, piccolino. Piccolino il mio naso, ma il mio naso è immenso, brutto naso di testa di morto. Sappi che io sono orgoglioso di un naso simile, visto che un grande naso è il segno appunto di un uomo buono, cordiale, cortese, spirituale, coraggioso. E io sono proprio così, al contrario di te, brutto naso di cane. Mentre questa tua faccia insignificante, sulla quale sto per sporcarmi le mani, invece priva di luce, di slancio, di lirismo, di solennità, insomma, di naso, con la N maiuscola. E adesso fuori le piedi! E questo vale per tutti coloro che avessero da ridire sulla punta del mio viso, anche per i nobili. No, basta! Costugna seccato. È uno sfargiacco. Ma insomma, non gli risponde nessuno? Adesso lo firmo io. Signore, voi avete un naso? Beh, un naso grandissimo. È vero. L'ho detto. E avete finito? Sì. Avendo un po' di fantasia, signore, su questo naso mio si parla per tre ore e si possono dire tante di quelle cose profonde, leggere, drammatiche, spiritose, senza mai annoiare il pubblico presente, cambiando volta a volta un tono differente. Per esempio, tono amichevole. Bere con un simile naso deve essere difficile se non si fa in un vaso. Freddo, l'inverno è rigido. Nell'aria del mattino fuma più il naso a voi o a quello di un equino? Tenero, in piena estate, aprite l'ombrellino. Se il sole batte forte, vi scottate il nasino. Campagnolo, correte donne alle cose buone. Ve lo vendo a buon prezzo questo bel peperone. Enfatico. Alcun vento, o naso senza eguale, può raffreddarti tutto, neanche il maestrale. Riflessivo, dovunque, comunque, in ogni caso, voi restirete sempre con un palmo di naso. Drammatico. Pensate, un naso così grosso, quando ha un'emorragia, che cosa caccia? Il Mar Rosso. Militaresco. Forte, secco, conciso, roco, al pezzo, pronti, caricate, puntate, fuoco! Potrei continuare a non finire. Vi ho dato qualche esempio
di quel che si può dire avendo sotto gli occhi il naso qui presente e quello che invece nel vostro cervello è assente. Lo spirito, l'arguzia, l'ingegno, l'intuizione, l'intelligenza, l'estro, il genio. L'invenzione. Visconte, lasciate perdere. Guardate che arroganza! Un villano che va in giro vestito senza nessuna eleganza. La mia anima è elegante. Io non mi vesto come un bell'imbusto. Non sarò fine, ma sono pulito. Io non uscirei mai di casa con un'offesa non ben lavata o con la coscienza ingiallita. La piuma del mio cappello è sempre bianca e immacolata e facendo risuonare i miei ideali come speroni passo senza insudiciarmi tra i vigliacchi e i meschini. Villano, mascalzone, insolente, farabutto. Molto lieto, Cirano Savignano, Ercole di Bergerac. La spada mi fa il solletico, troppo tempo è stata ferma. E sia! Morto di fame! Poeta! Sì, signore, poeta, tanto che duellando vi voglio improvvisare una ballata con una licenza finale di 4 versi. Alla fine dell'ultimo verso io vi tocco. Ballata del duello che a Palazzo Borgognone Cirano di Bergerac ebbe con un buffone. Un momento, sto per scegliere le rime. Ci sono. Io mi libero dal cappello perché sotto i piedi non vada. Sciolgo il laccio del mio mantello e poi tiro fuori la spada, sbalordendo Vostra Eccellenza secondo lo stile barocco. Ma alla fine della licenza vi avverto da adesso, io tocco. L'occasione per stare zitto, voi l'avete lasciato sfuggire, è la lama del sottoscritto che adesso ha qualcosa da dire. Certo a dirvelo in precedenza, sarò spaccone, sarò uno sciocco, ma alla fine della licenza, con l'ultima rima, io tocco. Il poeta che fa un duello a colpi e parole contate, il verso deve essere quello, tante finte, tante parate. State attento alla mia cadenza, è come un solenne rintocco. Alla fine della licenza il canto si chiude, io tocco. Licenza, sto frenando la mia impazienza, mi svincolo, paro di braccio e alla fine della licenza andata all'inferno. Io tocco. Cena? No. Perché? Perché non ho soldi. E quella borsa? Era tutto quello che mi restava dei miei risparmi. Come farai ad arrivare alla fine del mese? Vedremo. Gettar via tutti quei soldi è stata una follia. Sì, però è stato anche un grande gesto. Signore, ho sentito che restate senza cena. Mi dispiace. Qui c'è tanta roba. Servitevi. Ragazza mia, il mio orgoglio di Guascone mi vieta di accettare dalle vostre belle mani anche una briciola. Ma d'altra parte ho paura di offendervi con un rifiuto. E va bene, accetto, dunque vediamo un po'. Un chicco d'uva, uno solo, e un po' d'acqua. Un po' di passito? No, acqua limpida. Non fare complimenti. Niente più. Sì, la vostra mano da baciare. Ho
Oh, signore. Grazie. Stavamo dicendo? Stavo dicendo che queste tue bravate non sempre ti giungono. Dammi retta, tu ti stai facendo troppi nemici. Secondo te questa sera quanti me ne sono fatti di nemici? Tanti. Dai avanti, vediamo quanti. Monfleury? Già lo era. Balbert? Già lo era. De Guiche? Già lo era. L'autore della commedia, l'Accademia? Basta, tu mi lusinghi. Ma perché ce l'hai tanto con Monfleury? Ma io non ce l'ho affatto con lui. Vorrei soltanto potergli tappare la bocca ogni qualvolta declama quelle orrende tragedie tanto care al cardinale. Poi sono venuto apposta per provocare il visconte De Guiche e il suo leccapiedi che hanno messo gli occhi addosso a Rossana. Rossana, sapessi con quanta emozione ha seguito il duello. Alla fine ti guardava ammirata. Ammirata? Sì, cogli l'occasione, parlale, può darsi. Sì, che mi rida sulla punta del naso, no. È l'unica cosa al mondo che mi fa paura. Signor Cyrano, chiedono di voi. Buonasera, signore. La signorina Rossana vorrebbe parlarvi, ma da solo. No. Rossana mi vuole parlare da solo? Sì, dove è possibile? Dove? Vediamo un po' da... Da Ragnaud, il pasticcere. Ragnaud? E dove si trova? Appunto, e dove si trova? Dove si trova, Ragnaud, il pasticcere? Ma dove abiti tu, Rue de Saint-Honoré? Ma è vero, che cretino. In Rue de Saint-Honoré. Va bene, domattina alle 6. Così tardi? Buonasera, signore. Io, un appuntamento con lei. Non sei più triste? Guarda, non so che cosa voglia, so soltanto che mi vuole vedere, capisci? Adesso ti calmerai. Mi calmerò, ma adesso sarò più pazzo e scatenato che mai. Adesso ho bisogno di combattere contro un intero esercito. 10 cuori, 20 braccia. Non mi accontento più di combattere contro i nani. Adesso ci vogliono i giganti. I giganti! Silenzio in sala! Stiamo provando la nuova commedia per domani. E va bene, ce ne andiamo. Cyrano! Cyrano, Cyrano! Sono stato avvertito. 100 uomini, tutti contro di me per colpa di quella stramaledetta canzone che mi ha... C'è una signora nella capitale. Un grave pericolo alla porta di Nel. E per tornare a casa ci devo passare per forza. Cyrano! Portami a dormire da te, sì, sì, anche per terra. Meglio il sonno scomodo del sonno eterno. Cyrano, sono tanti, sono 100. Hai detto 100 uomini contro di te? Sì. Ebbene, questa notte tu dormirai nel tuo letto perché la ninna nanna te la canto io. Prendi la lanterna e seguimi. Ma Cyrano, sono 100. Tanti me ne servono questa notte. Ma perché impicciarsi? È per un ubriacone. Un ubriacone che ha fatto una cosa inaudita. Questa spugna di liquore, questa botte di moscato che non ha mai toccato acqua in vita sua. Ha visto la donna amata in chiesa bagnare le dita nell'acqua santiera, è corso e si è bevuta tutta l'acqua santa. Andiamo! Beh, veniamo anche noi perché non me la voglio perdere. Sì, però se mi vedete in difficoltà, non intervenite. No, no, no! Parigi dorme. Il chiaro di luna scivola giù dai tetti. Laggiù la Senna scorre in una nebbia leggera. Non poteva avere uno sfondo più adatto a questa impresa, non poteva avere un modo migliore per far passare questa interminabile notte, aspettando domani. Dalle torri nei silenzi celestiali di cattedrali, forse mi ama, è chiuso nel disegno delle stelle il dolcissimo mistero. Ma so che è vero, notte, scuro mantello che su noi si chiude, notte, aprimi finalmente.
colpo tutto il vuoto che c'è stato nel mio passato. Forse mi ama, pensiero che mi squilla nei pensieri, che mi scuote come un ramo, perché io l'amo, mi ama. Lo so che questa notte sto sognando un bel sogno ad occhi aperti, ma non importa. Se riaccesa la speranza nel mio cuore disperato e innamorato.
Che ore sono per piacere? Le 6:05. Grazie. E adesso che ore sono? Le 6:03. Grazie. Insuperabile spada, avete dato una lezione a quel vanitoso di Valver. È lui che un potente signore vuole costringermi a sposare. Ebbene, Rossana, adesso ve lo posso confessare io. Non mi sono battuto per il mio brutto naso, ma per i vostri begli occhi. E poi sono venuta qui per dirvi. Sì. Ma per la confessione che sto per farvi, ho bisogno di ritrovare in voi il ragazzo più grande che ogni tanto si degnava di giocare con me nel parco sulle rive del lago. Ricordo che venivate ogni estate a Bergerac a passare le vacanze. Era il tempo dei giochi, il tempo in cui facevate tutto quello che io volevo. Eravate la mia piccola principessa. Ricordo che avevate ancora la vestina corta e vi chiamavate con il vostro nome, Maddalena. Ah, ero bellina. Ah, diciamo non brutta. Ogni tanto vi trovavo con la mano ferita in qualche arrampicata. Allora io, più piccola di voi, giocavo alla mammina e dicevo: cattivo, ti sei fatto ancora un altro graffio. Ma questo cos'è? È successo ieri durante il duello? No, questo è successo stanotte, giocando dalle parti del ponte di Nel. Ah, sì, la vostra prodezza di stanotte. Oh, vi brucia. Adesso non più. Quanti erano contro di voi? Boh, non arrivavano a 100. Oh, raccontatemi. No, piuttosto ditemi, l'avete trovato il coraggio di confessarmi questo vostro segreto? Sì, l'ho trovato. Me l'ha dato il profumo dei nostri ricordi. Ecco, sono innamorata. Lui non lo sa. Ah. Non lo sa ancora. Ah. Però sta per saperlo. Ah. Si tratta di uno che fino ad oggi mi ha amata da lontano, timidamente, senza avere il coraggio di dirmelo. Ah. Ma la vostra mano scotta. Mm. Sì. Non ha avuto il coraggio di dirmelo, ma io gliel'ho letto negli occhi. Oh. E quando si dice il caso, fa parte del vostro stesso reggimento. Oh. Sì, la vostra compagnia. Oh. La sua fronte è illuminata dalla luce del genio. È fiero, nobile, coraggioso. Oh, è bello! Ah, sì? Che c'è? No, niente. Insomma, io l'amo. E pensate che fino ad oggi l'ho visto solo qualche volta la sera a teatro. Non vi siete mai parlati? Oh, ve l'ho detto, soltanto con gli occhi. È un cadetto? Sì. Sapete almeno come si chiama? Cristiano de Neuvillette. Mai sentito nominare, non fa parte della mia compagnia. Sì, lo è da stamattina. Ma Rossana, ma come si fa a dare il proprio cuore così, al primo arrivato? Ve ne prego, Cirano, aiutatemi. Ve ne prego, Cirano, aiutatemi. Aiutatemi. È così bello, è così dolce, così difeso. È solo, viene da lontano e qui non ha nessuno, soltanto me. Ma mia povera Rossana, e se fosse un uomo volgare? Con quel viso bellissimo non può avere che un cuore nobile. Nei suoi occhi di timido c'è qualcosa che non si dimentica, e io sento che l'amo già, e sento che anche lui
innamorato di me, a quel viso bellissimo racchiuso fra le mani darò le mie carezze, dirò la tenerezza che mi fa. Se vi sbagliaste ne morirei. Se fosse bello fuori e vuoto dentro ne morirei. Se fosse grullo ne morirei. Se fosse solamente un bel citrullo ne morirei. Se fosse rozzo ne morirei. Se fosse indifferente alla poesia ne morirei. Villano e sciatto ne morirei. O senza un palpito di fantasia ne morirei. Ma siete certa di amarlo? Sì. Solo perché è così bello? Sì, sì. Voi che aspettate un amore, come sapete che quello, con quel viso bellissimo, non può avere che un cuore nobile, nei suoi occhi di timido c'è qualcosa che non si dimentica, e io sento che l'amo già, e sento che anche lui è innamorato di me, a quel viso bellissimo racchiuso fra le mani darò le mie carezze, dirò la tenerezza che mi fa. Siete venuta fin qui per dirmi questo? Ma che c'entro io? Sì, c'entrate. Ieri qualcuno mi ha spaventata. Mi ha detto che nella vostra compagnia siete quasi tutti della Guascogna e che quando... Quando capita in mezzo a noi qualcuno che non lo è, gli diamo filo da torcere. È questo che v'hanno detto? Sì, e io ho tremato per lui. E avete fatto bene a tremare. Ma poi quando ieri sera mi siete apparso grande, invincibile davanti a quel miserabile, quando stamattina ho saputo che avete tenuto testa da solo a 100 uomini, allora mi sono detta, oh, se lui volesse, lui che è temuto da tutti, oh. E va bene, proteggerò il vostro bel cadetto. No, non dovete soltanto proteggerlo, ve lo chiedo in nome della nostra amicizia così tenera, voi lo dovete anche difendere. Ah, lo devo anche difendere? Sì. E va bene, lo difenderò. Diventerete suo amico. Lo diventerò. E li proibirete di battersi in duello. I duelli li ha già proibiti il cardinale, vuol dire che lo farò anch'io. Oh, Cirano, quanto vi voglio bene. Adesso devo andare. Non mi avete ancora raccontato l'avventura di stanotte. Deve essere stato terribile. Diteli di scrivermi. Quanto vi voglio bene. Certo, certo. 100 uomini contro di voi. Incredibile. Arrivederci. Io sono la vostra più cara amica. È vero? È vero. Ditegli di scrivermi. Glielo dirò. 100 uomini! Che coraggio! Adesso devo averne di più. Di coraggio. Hey!
È il pasticcio più buono di tutta la Francia! Ma se non c'è il vino, che cosa ci avrà messo dentro? Fegato, corata e milza di maiale. Rognoncini di vitella. Budellina di pollo e di agnellino lattante. Uova, ricotta e salsiccia. Funghi, piselli, salame, prosciutto. Pasta lavorata con mani di fate. Se proprio lo volete sapere, ve lo dico io quello che ci vuole. Madame Lisa. Prendi un collo di gallinaccio, una coda di colombaccio, un capone malaticcio, mezzo tacchino godereccio, un orecchio di cavalluccio, molta mollica di casereccio, molto formaggio pecoreccio, un passerotto senza beccuccio, qualche riccio, qualche luccio, mezza scodella di sanguinaccio e altre cose così a casaccio, però passate per il setaccio. Del tuo pasticcio. Che pasticcio è questo qua? 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 Con altre rime, inaccio, eccio, icciaccio e uccio. Altri singoli scelti a capriccio per complicare questo pasticcio. Un polpaccio di poveraccio, un vecchissimo scartafaccio. Un pezzo di canovaccio, una zampa di tavolaccio. Qualche tombo di pagliericcio, una corda di campanaccio. Una pala di calcinaccio, qualche laccio del mio cappuccio. Qualche goccio di vino in ghiaccio e un po' di moccio del mio. Questo è l'impasto raccogliticcio per raggiungerlo a quel pasticcio. Per raggiungerlo a quel pasticcio. Che pasticcio è questo qua? Che pasticcio è questo qua? Che pasticcio è questo qua? Che pasticcio è questo qua?
siete venuta fin qui per dirmi questo? Ma che c'entro io? Sì, c'entrate. Ieri qualcuno mi ha spaventata. Mi ha detto che nella vostra compagnia siete quasi tutti della Guascogna e che quando... Quando capita in mezzo a noi qualcuno che non lo è, gli diamo filo da torcere. È questo che v'hanno detto? Sì, e io ho tremato per lui. E avete fatto bene a tremare. Ma poi quando ieri sera mi siete apparso grande, invincibile davanti a quel miserabile, quando stamattina ho saputo che avete tenuto testa da solo a 100 uomini, allora mi sono detta, oh, se lui volesse, lui che è temuto da tutti, oh... E va bene, proteggerò il vostro bel cadetto. No, non dovete soltanto proteggerlo. Ve lo chiedo in nome della nostra amicizia così tenera. Voi lo dovete anche difendere. Ah, anche difendere? Sì. E va bene, lo difenderò. Diventerete suo amico? Lo diventerò. E li proibirete di battersi in duello? I duelli li ha già proibiti il cardinale, vuol dire che lo farò anch'io. Oh, Cirano, quanto vi voglio bene. Adesso devo andare. Non mi avete ancora raccontato l'avventura di stanotte. Deve essere stato terribile. Ditegli di scrivermi. Quanto vi voglio bene. Certo, certo. 100 uomini contro di voi. Incredibile. Arrivederci. Io sono la vostra più cara amica. È vero? È vero. Ditegli di scrivermi. Glielo dirò. 100 uomini! Che coraggio! Adesso devo averne di più, di coraggio. Che ore sono, per piacere? Le 6:05. Grazie. E adesso che ore sono? Le 6:03. Grazie. Insuperabile spada, avete dato una lezione a quel vanitoso di Valver. È lui che un potente signore vuole costringermi a sposare. Ebbene, Rossana, adesso ve lo posso confessare io. Non mi sono battuto per il mio brutto naso, ma per i vostri begli occhi. E poi sono venuta qui per dirvi. Sì. Ma per la confessione che sto per farvi, ho bisogno di ritrovare in voi il ragazzo più grande che ogni tanto si degnava di giocare con me nel parco sulle rive del lago. Ricordo che venivate ogni estate a Bergerac a passare le vacanze. Era il tempo dei giochi, il tempo in cui facevate tutto quello che io volevo. Eravate la mia piccola principessa. Ricordo che avevate ancora la vestina corta e vi chiamavate con il vostro nome, Maddalena. Ah, ero bellina. Ah, diciamo non brutta. Ogni tanto vi trovavo con la mano ferita in qualche arrampicata. Allora io, più piccola di voi, giocavo alla mammina e dicevo, cattivo, ti sei fatto ancora un altro graffio. Ma questo cos'è? È successo ieri durante il duello? No, questo è successo stanotte, giocando dalle parti del Ponte di Nel. Ah, sì, la vostra prodezza di stanotte. Oh, vi brucia. Adesso non più. Quanti erano contro di voi? Boh, non arrivavano a 100. Oh, raccontatemi. No, piuttosto ditemi, l'avete trovato il coraggio di confessarmi questo vostro segreto? Sì, l'ho trovato. Me l'ha dato il profumo dei nostri ricordi. Ecco, sono innamorata. Lui non lo sa. Ah,
Non lo sa ancora? Ah? Però sta per saperlo. Ah. Si tratta di uno che fino ad oggi mi ha amata da lontano, timidamente, senza avere il coraggio di dirmelo. Ah. Ma la vostra mano scotta. Mm. Sì, non ha avuto il coraggio di dirmelo, ma io gliel'ho letto negli occhi. Ah. E quando si dice il caso, fa parte del vostro stesso reggimento. Ah. Sì, la vostra compagnia. Ah. La sua... Pensate, un naso così grosso, quando ha un'emorragia, che cosa caccia? Il Mar Rosso. Militaresco. Forte, secco, conciso, roco, al pezzo, pronti, caricate, puntate, fuoco. Potrei continuare a non finire. Vi ho dato qualche esempio di quel che si può dire avendo sotto gli occhi il naso qui presente e quello che invece nel vostro cervello è assente. Lo spirito, l'arguzia, l'ingegno, l'intuizione, l'intelligenza, l'estro, il genio. L'invenzione. Lasciate perdere. Guardate che arroganza. Un villano che va in giro vestito senza nessuna eleganza. La mia anima è elegante. Io non mi vesto come un bell'imbusto. Non sarò fine, ma sono pulito. Io non uscirei mai di casa con un'offesa non ben lavata o con la coscienza ingiallita. La piuma del mio cappello è sempre bianca e immacolata. E facendo risuonare i miei ideali come speroni, passo senza insudiciarmi tra i vigliacchi e i meschini. Villano, mascalzone, insolente, farabutto. Molto lieto, Cirano Savignano, Ercole di Bergerac. La spada mi fa il solletico, troppo tempo è stata ferma. E sia! Morto di fame! Poeta! Sì, signore, poeta, tanto che duellando vi voglio improvvisare una ballata, con una licenza finale di 4 versi. Alla fine dell'ultimo verso io vi tocco. Ballata del duello che a Palazzo Borgognone Cirano di Bergerac ebbe con un buffone. Un momento, sto per scegliere le rime. Ci sono. Io mi libero dal cappello perché sotto i piedi non vada. Sciolgo il laccio del mio mantello e poi tiro fuori la spada, sbalordendo vostra eccellenza secondo lo stile barocco. Ma alla fine della licenza vi avverto da adesso, io tocco. L'occasione per stare zitto, voi l'avete lasciato sfuggire, e la lama del sottoscritto che adesso qualcosa... Vieni a cena? No. Perché? Perché non ho soldi. E quella borsa? Era tutto quello che mi restava dei miei risparmi. Come farai ad arrivare alla fine del mese? Vedremo. Gettar via tutti quei soldi è stata una follia. Sì, però è stato anche un grande gesto. Signore, ho sentito che restate senza cena. Mi dispiace. Qui c'è tanta roba. Servitevi. Ragazza mia, il mio orgoglio di guascone mi vieta di accettare dalle vostre belle mani anche una briciola. Ma d'altra parte ho paura di offendervi con un rifiuto. E va bene, accetto, dunque vediamo un po'. Un chicco d'uva, uno solo, e un po' d'acqua. Un po' di passito? No, acqua limpida. Non fare complimenti. Niente più. Sì, la vostra mano da baciare. Oh, signore, grazie. Stavamo dicendo... Stavo dicendo che queste tue bravate non sempre ti giovano.
Dammi retta, tu ti stai facendo troppi nemici. Secondo te questa sera quanti me ne sono fatti di nemici? Tanti. Dai avanti, vediamo quanti. Monfleury? Già lo era. Valverde? Già lo era. De Guiche? Già lo era. L'autore della commedia, l'Accademia? Basta, tu mi lusinghi. Ma perché ce l'hai tanto con Monfleury? Ma io non ce l'ho affatto con lui. Vorrei soltanto potergli tappare la bocca ogni qualvolta declama quelle orrende tragedie tanto care al cardinale. Poi sono venuto apposta per provocare il visconte de Guiche e il suo leccapiedi che hanno messo gli occhi addosso a Rossana. Rossana, sapessi con quanta emozione ha seguito il duello. Alla fine ti guardava ammirata. Ammirata? Sì, cogli l'occasione, parlale, può darsi. Sì, che mi rida sulla punta del naso, no. È l'unica cosa al mondo che mi fa paura. Signor Cyrano, chiedono di voi. Buonasera, signore. La signorina Rossana vorrebbe parlarvi, ma da solo. No, no, no. Rossana mi vuole parlare da solo. Sì, dove è possibile? Dove? Vediamo un po' da... Da Ragnaud, il pasticcere. Ragnaud? E dove si trova? Appunto, e dove si trova? Dove si trova Ragnaud, il pasticcere? Ma dove abiti tu, Rue de Saint-Honoré? Ma è vero, che cretino. Rue de Saint-Honoré. Va bene, domattina alle 6. Così tardi? Buonasera, signore. Io, un appuntamento con lei. Non sei più triste? Guarda, non so che cosa voglia, so soltanto che mi vuole vedere, capisci? Adesso ti calmerai. Mi calmerò, ma adesso sarò più... Cristoforo. Non occorre togliersi la benda per sapere chi sono. Sono quello che non può essere un altro. Cyrano, adesso ti riconosco. Dalla voce? No, dallo stile. Dicono che il contagio del nuovo modo di pensare delle donne di Parigi si stia diffondendo fra tutte le francesi. La verità è che oggi gli uomini hanno paura delle donne colte. Non dovremo mai citare gli autori, mai dire parole difficili, mai fare sfoggio del nostro spirito ad ogni buona occasione. Ma perché ogni tanto veniamo qua a sentire questi discorsi? Io non vengo a sentire, io vengo a guardare. A guardare chi? Guardare una donna che mi piace guardare. No, com'è possibile? Che io sia innamorato? Ebbene, io sono innamorato. E si può sapere di chi tra loro? Di chi? Vediamo un po'. Con questo naso che mi precede di un quarto d'ora ovunque io vada e che mi proibisce di sperare di essere amato anche dalla donna più brutta, chi posso scegliere da amare io? Ma naturalmente la più bella. La più bella? Sì, la più fine, la più spiritosa, la più adorabile. Ma chi è? È un pericolo mortale senza che lei lo sappia, soave senza che lo immagini, un'insidia della natura, una rosa in cui un'ape è sempre in agguato. Rossana. Lei. E allora diglielo. E guardami e dimmi quali speranze mi lascia questo affare qui. No, non mi faccio illusioni. Non avete fatto che chiacchierare mentre io suonavo. Venite a parlare qui. Allora... Di che cosa parlavate? Della luna. Ah, già, la luna. Nei nostri salotti è giunta la voce della fantastica storia che state scrivendo. Come si chiama? Gli stati e imperi della luna. Grazie al cannocchiale, la luna da qualche anno è diventata più vicina. Ma quando vi è nata questa idea? Una notte tornavo con gli amici mentre una luna immensa ci seguiva. E così ci fermammo a contemplarla, questa bolla di latte che saliva. Io dissi che la luna è un altro mondo, abitato da... Non dovremo mai citare gli autori, mai dire parole difficili, mai fare sfoggio del nostro spirito ad ogni buona occasione. Ma perché ogni tanto veniamo qua a sentire questi discorsi? Io non vengo a sentire, io vengo a guardare. A guardare chi?
guardare una donna che mi piace guardare. No, com'è possibile? Che io sia innamorato? Ebbene, io sono innamorato. E si può sapere di chi tra loro? Di chi? Vediamo un po'. Con questo naso che mi precede di un quarto d'ora ovunque io vada e che mi proibisce di sperare di essere amato anche dalla donna più brutta, chi posso scegliere da amare io? Ma naturalmente la più bella. La più bella? Sì, la più fine, la più spiritosa, la più adorabile. Ma chi è? È un pericolo mortale senza che lei lo sappia, soave senza che lo immagini, un'insidia della natura, una rosa in cui un'ape è sempre in agguato. Rossana. Lei. E allora diglielo. E guardami e dimmi quali speranze mi lascia questo affare qui. No, non mi faccio illusioni. Non avete fatto che chiacchierare mentre io suonavo. Venite a parlare qui. Allora, di che cosa parlavate? Della luna. Ah, già, la luna. Nei nostri salotti è giunta la voce della fantastica storia che state scrivendo. Come si chiama? Gli stati e imperi della luna. Grazie al cannocchiale, la luna da qualche anno è diventata più vicina. Ma quando vi è nata questa idea? Una notte tornavo con gli amici mentre una luna immensa ci seguiva e così ci fermammo a contemplarla, questa bolla di latte che saliva. Io dissi che la luna è un altro mondo abitato da esseri lunari e che la nostra terra vicinissima è la luna dei loro calendari. C'era chiaro, la notte serena, completo il silenzio, la luna era piena e ognuno di noi in essa vedeva un viso di donna che già conosceva, guardava la luna e sognava la luna. Feliceria! Non occorre togliersi la benda per sapere chi sono. Sono quello che non può essere un altro. Cirano, adesso vi riconosco. Dalla voce? No, dallo stile. Dicono che il contagio del nuovo modo di pensare delle donne di Parigi si stia diffondendo fra tutte le francesi. La verità è che oggi gli uomini hanno paura delle donne colte. Non dovremmo mai citare gli autori, mai dire parole difficili, mai fare sfoggio del nostro spirito ad ogni buona occasione. Ma perché ogni tanto veniamo qua a sentire questi discorsi? Io non vengo a sentire, io vengo a guardare. A guardare chi? Guardare una donna che mi piace guardare. No, com'è possibile? Che io sia innamorato? Ebbene, io sono innamorato. E si può sapere di chi tra loro? Di chi? Vediamo un po'. Con questo naso che mi precede di un quarto d'ora ovunque io vada e che mi proibisce di sperare di essere amato anche dalla donna più brutta, chi posso scegliere da amare io? Ma naturalmente la più bella. La più bella? Sì, la più fine, la più spiritosa, la più adorabile. Ma chi è?
È un pericolo mortale senza che lei lo sappia, soave senza che lo immagini, un'insidia della natura, una rosa in cui un'ape è sempre in agguato. Rossana! Lei. E allora diglielo! E guardami e dimmi quali speranze mi lascia questo affare qui. No, non mi faccio illusioni. Non avete fatto che chiacchierare mentre io suonavo. Venite a parlare qui. Allora, di che cosa parlavate? Della luna. Ah, già, la luna. Nei nostri salotti è giunta la voce della fantastica storia che state scrivendo. Come si chiama? Gli stati e imperi della luna. Grazie al cannocchiale, la luna da qualche anno è diventata più vicina. Ma quando vi è nata questa idea? Come un ramo, perché io l'amo, mi ama, lo so che questa notte sto sognando un bel sogno ad occhi aperti, ma no. La speranza nel mio cuore disperato e innamorato. Cena? No. Perché? Perché non ho soldi. E quella borsa? Era tutto quello che mi restava dei miei risparmi. Come farai ad arrivare alla fine del mese? Vedremo. Gettar via tutti quei soldi è stata una follia. Sì, però è stato anche un grande gesto. Signore, ho sentito che restate senza cena. Mi dispiace. Qui c'è tanta roba. Servitevi. Ragazza mia, il mio orgoglio di guascone mi vieta di accettare dalle vostre belle mani anche una briciola. Ma d'altra parte ho paura di offendervi con un rifiuto. E va bene, accetto, dunque vediamo un po'. Un chicco d'uva, uno solo, e un po' d'acqua. Un po' di passito? No, acqua limpida. Non fare complimenti. Niente più. Sì, la vostra mano da baciare. Oh, signore.
Grazie. Che stavamo dicendo? Stavo dicendo che queste tue bravate non sempre ti giovano. Dammi retta, tu ti stai facendo troppi nemici. Secondo te questa sera quanti me ne sono fatti di nemici? Tanti. Dai avanti, vediamo quanti. Monfleury. Già lo era. Valverde. Già lo era. De Guiche. Già lo era. L'autore della commedia, l'Accademia. Basta, tu mi lusinghi. Ma perché ce l'hai tanto con Monfleury? Ma io non ce l'ho affatto con lui. Vorrei soltanto potergli tappare la bocca ogni qualvolta declama quelle orrende tragedie tanto care al cardinale. Poi sono venuto apposta per provocare il visconte De Guiche e il suo leccapiedi che hanno messo gli occhi addosso a Rossana. Rossana, sapessi con quanta emozione ha seguito il duello. Alla fine ti guardava ammirata. Ammirata? Sì, cogli l'occasione, parlale, può darsi. Sì, che mi rida sulla punta del naso, no. È l'unica cosa al mondo che mi fa paura. Signor Cyrano, chiedono di voi. Buonasera, signore. La signorina Rossana vorrebbe parlarvi, ma da solo. No, no, no. Rossana mi vuole parlare da solo. Sì, dove è possibile? Dove? Vediamo un po' da... Da Ragnaud, il pasticcere. Ragnaud? E dove si trova? Appunto, e dove si trova? Dove si trova, Ragnaud, il pasticcere? Ma dove abiti tu, Rue de Saint-Honoré? Ma è vero, che cretino. In Rue de Saint-Honoré. Va bene, domattina alle 6. Così tardi? Buonasera, signore. Io, un appuntamento con lei. Non sei più triste? Guarda, non so che cosa voglia, so soltanto che mi vuole vedere, capisci? Adesso ti calmerai. Mi calmerò, ma adesso sarò più pazzo e scatenato che mai. Adesso ho bisogno di combattere. Nude. Mi ama. Parole che riempiono di colpo tutto il vuoto che c'è stato nel mio passato. Forse mi ama. Pensiero che mi squilla nei pensieri, che mi scuote come un ramo. Perché io l'amo, mi ama. Lo so che questa notte sto sognando un bel sogno ad occhi aperti, ma non importa. Se riaccesa la speranza nel mio cuore disperato e innamorato. Thank you.
avevo proibito di salire su un palcoscenico per 3 settimane. Te lo sei scordato? Beh, adesso basta, no? I nobili sono pregati di non intromettersi, altrimenti li accarezzo sul groppone. Amore, troppo! Offrerì, fila! Altrimenti prima ti taglio le orecchie e poi ti sbudello. Sei ancora lì? Signore, offendendo me voi, voi offendete la musa Talia. La musa Talia non ti ha mai sentito recitare, altrimenti ti avrebbe strozzato. Monferì, Monferì, non darete resta lì. Monferì, Monferì, non darete resta lì. Signori, vi prego, abbiate pietà del povero della mia spada. Non gli fate vomitare la lama. Bergerac! Bergerac, sali sopra e fagli il zac! Bergerac, Bergerac, sali sopra e fagli il zac! E allora vi sfido tutti quanti, avanti, su, venite avanti. Chi è il primo a prenotarsi? Alzi una mano. Voi? No. Voi? Nemmeno. Voi? Chi è il primo che vuole morire? Su, alzi una mano. Nemmeno un dito. E vabbè. E allora continuiamo. Io voglio alleggerire il teatro da questo pechinese riccioluto. Pechinese riccioluto? A me? Adesso batterò le mani per 3 volte. Alla 3ª volta devi essere sparito. 1. 2. 3. Signore e signori, il protagonista della tragedia si è dovuto assentare a causa di un'improvvisa indisposizione. Così voi non ci permettete di assistere alla Cloreste? Io protesto! Se ve l'avessero recitata avreste protestato di più. I versi di quest'autore fanno venire il volto al stomaco. Il guaio vero è che adesso bisogna restituire l'incasso. Oh, bravo Jodelet! Voi avete detto l'unica cosa intelligente che sia stata detta questa sera su quel palcoscenico. Il guaio è che bisogna restituire l'incasso, ma io non vi voglio danneggiare. Prendete. Ma se è così vi prego di venire tutte le sere ad interrompere lo spettacolo. Voi non permettete all'attore Monfleury di recitare, ma è uno scandalo. Monfleury è protetto dall'eminentissimo. E voi, da chi siete protetto? Da nessuno. Da nessuno? No. Come? Non avete... Lo so che questa notte sto sognando un bel sogno ad occhi aperti, ma non importa, forse... Notte si è riaccesa la speranza nel mio cuore disperato. Thank you.
seria. Non occorre togliersi la benda per sapere chi sono. Sono quello che non può essere un altro. Cirano, adesso vi riconosco. Dalla voce? No, dallo stile. Dicono che il contagio del nuovo modo di pensare delle donne di Parigi si stia diffondendo fra tutte le francesi. La verità è che oggi gli uomini hanno paura delle donne colte. Non dovremmo mai citare gli autori, mai dire parole difficili, mai fare sfoggio del nostro spirito ad ogni buona occasione. Ma perché ogni tanto veniamo qua a sentire questi discorsi? Io non vengo a sentire, io vengo a guardare. A guardare chi? Guardare una donna che mi piace guardare. No, com'è possibile? Che io sia innamorato? Ebbene, io sono innamorato. E si può sapere di chi tra loro? Di chi? Vediamo un po'. Con questo naso che mi precede di un quarto d'ora ovunque io vada e che mi proibisce di sperare di essere amato anche dalla donna più brutta, chi posso scegliere da amare io? Ma naturalmente la più bella. La più bella? Sì, la più fine, la più spiritosa, la più adorabile. Ma ve ne può parlare il suo amico Lebré. Lebré? State cercando anche voi Bergerac? Sì, e sono preoccupato. Non è vero che Cyrano di Bergerac è un uomo fuori del comune? Eccezionale. Poeta, spadaccino, fisico, musicista. Che tipo! Esagerato, sì, stravagante, con la testa sempre nella luna. E il naso, barone mio, che naso ha quello lì? Quando voi lo vedete arrivare con quel naso, voi dite, beh, adesso se lo toglie. Ma lui no, non se lo toglie. Quello è proprio il naso suo. E se lo tiene. Ma guai a chi se ne accorge. Ma stasera non viene. Viene, viene. Scommetto un pollo alla radino. Immaginavo. Mica male i gusti del signorino, eh? Presto, dimmi chi è. Maddalena Robin. Ma secondo la moda di oggi si fa chiamare Rossana. Rossana. E ho composto una canzoncina satirica su di lei e sul visconte de Guiche che sta avendo molto, molto successo. Eccolo il visconte con sua moglie che... C'è una signora della capitale, nipote di un ben noto cardinale, un cardinale molto molto in vista, che avendo sei nipoti è nepotista. Poi c'è un visconte che per la sua dote sposò del cardinale la nipote, era un visconte veramente pio, voleva un cardinale come zio. Adesso un'altra ha messo gli occhi addosso, il nome vorrei dirlo ma non posso, lui stesso deve agire con prudenza per non recare offesa a sua eminenza. Perciò ha pensato intelligentemente di maritarla un tipo compiacente che fa lo sposo solo la mattina, lasciando a lui la sera la sposina. Lasciando a lui la sera la sposina. Lasciando a lui la sera la sposina.
Ecco il tipo compiacente Valverde. E con questo...